Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo di un qualcosa di interessante, è la pallacanestro. A me molte volte mi viene chiesto che cosa ne penso di un determinato tipo di sport, non perché sia un influencer, perché devo appunto spostare le folle su un pensiero o su un altro, ma perché sinceramente la gente mi chiede che cosa penso di uno sport. Mi piace tutti i tipi di sport. Io quando tutti quanti andavano contro al calisthenic, no al calisthenic, scusate, ma al crossfit, ok, crossfit o cross training, tutti quanti hanno che è una merda, una cosa, io lo difendevo, sapevo di cosa stavo parlando e infatti poi più di qualcuno si è ricreduto. Andatevi a vedere praticamente anche i video in cui ne parlo, ho difeso anche la Zumba, la difenderei ancora. Vabbè, andate a vedere i video, poi capirete il perché. E forse pure voi, nel vostro piccolo, riuscirete a capire le mie motivazioni. Oggi parliamo del basket. Il basket che nasce da un'idea di un professore canadese negli Stati Uniti nel 1800... Vabbè, era il 1800, fino al 1800, se non mi ricordo male. Si gioca in un campo rettangolare, 15 metri per, non mi ricordo, un attimo il controllo, no. Ok, 15 metri per 28, scusatemi ragazzi, non mi posso ricordare tutte le misure di tutti i campi, sarebbe improponibile. Nasce praticamente a quest'idea e si gioca principalmente in 5 contro 5. Il basket è un gioco veramente pesante. Io l'ho provato all'università ad Urbino e devo dire la verità, è stancante. Fisicamente è snervante perché ti costringe a correre sempre, molto movimento, e poi comunque tu, oltre che le gambe, quindi fare avanti indietro, avanti indietro, correndo, bisogna usare molto le braccia e quindi cercare di muoversi. È un tipo di attività anche questa che mixa praticamente il cardio con l'attività anaerobica alla tacita principalmente. Perché? Perché lì balzi che vengono fatti comunque sfruttando una certa pliometria, quindi tutti esplosività massima, e soprattutto anche i lanci che vengono fatti vengono utilizzati utilizzando una forza massimale, non massimale intesa come sforzo, cioè di massimo di massima distanza che può raggiungere il pallone, perché sono veramente, ragazzi, ho visto dei giocatori di basket ad Urbino, erano professionisti, erano armati. Penso che quelli, se avesse avuto il pallone, la possibilità di lanciare massima potenza, il pallone sarebbe arrivato su Vega. È uno sport anche questo bellissimo. Mi sono andato a guardare, io l'ho conosciuto ad Urbino principalmente, cioè lo seguivo poco fin quando ero a Crotone. Poi sono andato ad Urbino, ho avuto un mio amico, un mio collega che saluto, si chiama Emanuele, mi ha portato, lui è appassionatissimo di basket, sfegatato, mi ha portato a vedere una partita della squadra appunto locale dell'università di Urbino, e è stato fenomenale, mi sono veramente divertito. Stiamo parlando comunque di gente che lo faceva a livello dilettantistico, però era gente che rendeva il gioco bello, bello da vedere, bello movimento, è stata una cosa fina. Abbiamo assistito purtroppo anche ad un infortunio grave, un ragazzo purtroppo si è lussato la spalla, però sono i rischi del mezzo, se l'ho lussato da solo, però devo essere sincero, ha fatto un lancio particolare, tecnicamente io ne capisco poco veramente, in tecnica, per quanto riguarda, posso parlare per quanto riguarda la parte fisiologica, la parte biochimica, ma tecnicamente ha fatto un lancio che secondo me era scoordinato e infatti la spalla l'ha lasciata nel campo. È un gioco anche questo, come la palla a nuoto, che viene usato come sport principale. Che cosa si intende? Si intende che mentre per esempio una persona può fare palestra e corsa, per esempio, lo può tranquillamente unire, oppure può fare bici e pesistica, li può tranquillamente unire. Qua, come il pallanuoto, come il calcio, come già sul calcio, beh, discorso un pochettino più ampio, non mi ricordo se l'ho parlato,
Anche il basket deve essere, soprattutto se si vuole far parte di una squadra e quant'altro, deve essere posto al centro dell'allenamento. Quindi tutto quello che si va a creare dopo, che sia un allenamento cardio, che sia un allenamento in palestra, che sia un allenamento con la bici e quant'altro, deve essere fatto in relazione allo sport che si va a fare. Ma allora, uno viene da dire, allora dici questo, uno non lo può fare come passatempo. Certo, io mi riferisco sempre a gente che per esempio vuole giocare, gioca nelle federazioni, quindi deve essere posta a test fisici, viene posta anche a dei provini alcune volte, e quindi giustamente o fai quello e ti alleni per fare quello, oppure rimani con un pallone, ti trovi una struttura da solo e vai a fare due rimbalzi, ogni tanto ti fai la partitella se trovi 10 amici con cui giocare. Questa è la questione. Io mi riferisco sempre a gente che lo fa perché gli piace quello che fa, ok? Quindi può essere abbinata ad un sacco di attività, può essere veramente uno sport, è uno sport assolutamente completo, però come tutti gli sport, soprattutto se si lavora nella pesistica, bisogna trovare una persona che potenzi le caratteristiche fisiche di questo oggetto, ok? Quindi trovare sempre un personale competente che conosca lo sport, non la tecnica dello sport, ma che conosca la che sistemi usa a livello energetico, se usa la fosfocreatina, se usa i sistemi anaerobico lattacidi, se usa i sistemi che si usa praticamente il metabolismo cardio, insomma questo tipo di conoscenza. Biomeccanicamente come viene composto, se bisogna potenziare più la pliometria, più la resistenza, più la forza, insomma questo qua, ok? Perché a livello tecnico giustamente ragazzi ci sono gli allenatori e quelli hanno studiato per diventare allenatori di basket, allora a meno che non si è pure allenatori di basket a loro volta, allora viene un pochettino complicato allenare la tecnica in palestra. Però di base si potenzia appunto la componente fisica. Ok ragazzi, quindi se non avete provato, siete giovani, volete provare uno sport nuovo, bello, che non va tanto come il calcio, però devo dire la verità, sta trovando più spazio in questi anni, sempre verso il nord Italia, perché verso il sud purtroppo ragazzi conoscono tanto il calcio e il calcio, e i vecchietti conoscono calcio e le carte, quindi il nord si sta aprendo a questo nuovo sport, che poi non è assolutamente nuovo, anche noi lo stiamo conoscendo adesso, quindi ragazzi provatelo. Se amate lo sport un bello sport frenetico fondamentalmente, che ti tiene col fiato sospeso dall'inizio alla fine, è lo sport giusto per voi, perché non voglio esagerare ragazzi, in 30 secondi può cambiare una partita, fenomenale, bellissimo, quindi guardatelo se potete, se volete giocatelo, provatelo, se avete figli indirizzateli al mondo della pallacanestro, perché non sbagliate, va bene? Anche questo video finisce qua ragazzi, io come al solito vi lascio sempre un saluto e come al solito faccio sempre solite raccomandazioni. Se avete consigli, volete dire qualcosa alla vostra, magari ho detto una cazzata, ho sbagliato delle misure perché non conoscendo troppo bene lo sport magari mi sono confuso, anche su altri potete parlare, commentate, scrivetelo nei commenti, sempre utilizzando un linguaggio educato, scriveteci anche in chat su Instagram e su Facebook ragazzi, e seguiteci, lasciate un bel like, commenti, insomma ragazzi sapete quello che dovete fare. Detto questo io vi lascio un buon allenamento da InSport, ciao!